Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti nonostante l'ora tardissima e la stanchezza della giornata, credo. Io sono Carlo Alberto Baroni di Mooneri.com, mi occupo di web. E sono qui per presentarvi un sistema di impaginazione automatica di libri. Ma prima vorrei soffermarvi un attimo a descrivere come questo sistema e questa piattaforma ha impatto sulla filiera produttiva. Racconto un'esperienza vissuta all'interno del nostro gruppo di aziende dove ci siamo trovati ad affrontare il problema collegato ad una maggiore produttività e efficienza del sistema della filiera produttiva. La filiera fondamentalmente necessita di avere un'integrazione del libro cartaceo con il libro digitale per portarci ad avere una riduzione del time to market. Inoltre, vedremo come abbiamo affrontato il tema di miglior utilizzo di risorse e di strumenti, oltre che rispondere alla domanda di come siamo arrivati a ridurre i costi di produzione. Integrare il canale, integrare la produzione del libro di carta e digitale, parte da un concetto che è quello di gestire un'unica base di contenuti, quindi portare le regole di impaginazione, il layout, i fogli di stile, tutto quello che ci serve per produrre il nostro libro all'interno di un'unica base di dati, di un unico database strutturato che poi offre e fornisce le informazioni all'intero sistema. I tempi di produzione si riducono attraverso anche una continuità di flusso e quindi intervenendo su quello che è il flusso operativo che conosciamo, che è fatto di giri di bozze, di attività di conversione del formato dal cartaceo al digitale, di tempi di stampa tipografica, di mail e telefonate che comunque intercedono all'interno di tutto il nostro della nostra operatività di tutti i giorni. Parlando di quelli che sono le risorse e gli strumenti in gioco, oggi abbiamo una suite di software a nostra disposizione che partono dall'Excel, Word, arrivano a altri sistemi come e software di impaginazione come InDesign, Express, eccetera, per passare poi alla realizzazione del formato EPUB di cui si sta parlando molto in questi giorni. Quali sono le risorse che mettiamo in gioco all'interno della nostra filiera? Sono quelle che ben conoscete e quindi dall'editore all'impaginatore al correttore di bozze. Come si vede da questo schema, ognuno utilizza degli strumenti diversi, dei software diversi e mette in gioco delle competenze diverse. Oggi abbiamo un nuovo profilo, si sta definendo un nuovo profilo professionale, che è quello dell'impaginatore digitale, colui che si deve occupare di produrre il libro elettronico. L'impaginatore che conosciamo è l'impaginatore tradizionale, che è un grafico fondamentalmente e che è abituato ad utilizzare una suite di software che lui controlla, gestisce e conosce. Ma l'impaginatore digitale oggi sta diventando in realtà un web designer e un programmatore, perché per produrre un file EPUB bisogna avere conoscenze di CSS, bisogna avere conoscenze di XML e molto spesso bisogna limitare le proprie competenze e la propria creatività grafica perché il livello tipografico che ci permette l'EPUB non è lo stesso che ci permette il file impaginato PDF. Vedo che siete d'accordo con quanto sto dicendo. Tornando ai nostri costi di produzione, quali sono e come siamo arrivati a ridurli? Per ridurre i costi di produzione bisogna puntare fondamentalmente a renderli certi. I costi che impattano sulla nostra filiera li conosciamo, sono le licenze software, sono i costi cosiddetti nascosti, cioè tutto quel tempo impiegato dalle risorse
e nelle stesse mail e telefonate che dicevamo prima, sono costi di logistica, sono costi di magazzino, sono costi di stampa, di marketing e di promozione del nostro impaginato. Avere un costo certo significa adottare una soluzione di tipo pay per use, cioè di immaginarci di poter pagare effettivamente quello che utilizziamo e sfruttare completamente uno strumento. Lo strumento che abbiamo creato è quello che adesso vi presenterò ed è appunto il sistema T-Page, che coinvolge tutte le risorse e diventa un unico strumento di lavoro, quindi si svincola da tutti gli strumenti, da tutti i software che siamo abituati ad usare e porta tutti a lavorare su un unico sistema. Quindi T-Page si pone come piattaforma funzionale che integra tecnologie, processi e professionalità, perché porta appunto tutti gli attori della filiera a lavorare su un'unica piattaforma e ci consente di arrivare al print on demand, quindi anche qui torniamo sul concetto del costo per uso, e di integrarsi alle piattaforme di distribuzione digitale e quindi permetterà il print on demand direttamente all'interno dei negozi e degli store digitali che sono stati presentati in questi giorni. Venendo all'aspetto un po' più operativo, questa è quella che vedete, è la filiera gestita da questo sistema. È una filiera che parte dalla raccolta dei contenuti, volendo dare dei nomi e cognomi e tornando al concetto degli strumenti che facevamo prima, parte fondamentalmente dai nostri file di Word che ci forniscono gli autori, passa a un sistema che è T-Page Engine, che poi vi farò vedere, di trattamento e di impaginazione dei contenuti stessi, per poi permettere ai file di andare verso la parte di stampa, che è una stampa che potrà essere sia offset che digitale, quindi permetterci di stampare il libro cartaceo nella quantità desiderata e non più nelle quantità che invece ci impone la stampa tipografica, perché è strettamente legata a quantitativi elevati e molto spesso a produrre più di quanto si immagina e si pensa di arrivare a vendere dei nostri libri. Il sistema si integra poi con una gestione logistica che permette di gestire un magazzino, anche qui on demand, dei nostri libri e quindi dare in outsourcing la gestione del magazzino dei libri e fare in modo che possano essere distribuiti nel momento in cui vengono effettivamente richiesti. Il trattamento dei contenuti ci porta a produrre, e quindi il sistema di impaginazione ci porta a produrre anche un file di tipo elettronico, quindi un file EPUB, che possiamo direttamente passare alla piattaforma, a una o alle piattaforme di distribuzione che poi renderanno disponibile il file sui vari store, Bible, TBS, eccetera, eccetera. Quindi renderà visibile lo stesso contenuto, lo stesso libro, anche sui device elettronici. Uno dei temi che diventa interessanti nella centralizzazione del contenuto e nella possibilità di portare, come avevo fatto vedere all'inizio, tutti i contenuti all'interno di un'unica struttura di dati, è la possibilità di poter riutilizzare questi contenuti nel momento in cui dobbiamo immaginare una ristampa piuttosto che una revisione del contenuto o un utilizzo anche parziale di alcuni contenuti utilizzati sui diversi, su diversi libri. Uno degli elementi fondamentali che abbiamo sviluppato è appunto, e qua vengo un po' più direttamente al tema dell'incontro, è la piattaforma T-Page Engine, il sistema web che ci permette di impaginare il libro e da un'unica base di dati, come dicevo prima, ottenere sia il formato PDF, quindi utilizzabile per andare in stampa, sia il formato EPUB. La piattaforma
è riassunta in questo schema. Vedete che a livello logico ritroviamo un progetto editoriale, quindi un file Word sostanzialmente, che viene importato all'interno di una struttura di database, dove ci sono delle regole di impaginazione diverse per il file PDF e per il file EPUB, e che poi vengono, diciamo, gestite da un motore di impaginazione automatica, anzi da due motori di impaginazione automatica, uno per generare il PDF e un altro per generare il file di EPUB, ripeto, partendo sempre dalla stessa base di dati. T-Page si presenta come un sito web fondamentalmente, quindi è accessibile direttamente da web, quindi svincolato da licenze, svincolato dall'utilizzo particolare di software che vanno installati sul PC, e come presenta la sua, come si presenta sulla sua pulsantiera, diciamo, iniziale, gestisce poi tutti i vari passaggi dalla parte strettamente legata all'impaginazione fino al job ticket per interfacciato ai servizi di stampa, e quindi con la possibilità di procedere ad ordinare il libro stampato in un numero di quantità non predeterminato ma definito da una richiesta del momento. Inoltre permette di passare il file elettronico poi verso le piattaforme di distribuzione. Non mi dilungo oltre con la teoria, ma passo a farvi vedere un video dimostrativo che mi aiuta ad essere un po' più ordinato nella presentazione del sistema, che fa vedere appunto come funziona la parte engine, quindi il software di impaginazione. Accedo al nostro sito e mi autentico come utente e ho una schermata che mi fa vedere scusate, sta correndo troppo. Torno un attimo indietro. Mi loggo al sistema e accedo a una home page che mi dà la possibilità di entrare direttamente in un'area che, come vedrete, mi permette di gestire direttamente il mio libro e quindi di definire il nome del mio progetto editoriale. Premo su un pulsante aggiungi e posso andare a definire il titolo del mio libro e a definirne quelle che saranno le specifiche che riguardano la parte PDF. Vi faccio notare che trovate delle due label, una con il simbolo del PDF e una con l'icona delle pub. Mi vedete o preferite che lo vediamo online? No, le password le rilasciamo direttamente al nostro stand. Adesso vi sto facendo un passaggio rapido di dimostrazione. E stavo dicendo che all'interno del sistema trovate sempre la parte di configurazione che riguarda il file che va stampato PDF e una parte che invece riguarda il file EPUB. In questo momento noi stiamo definendo il titolo del libro e stiamo associando le informazioni che finiranno nella parte iniziale del libro cartaceo. Inserisco il titolo del libro, inserisco il nome della collana, il nome dell'autore, quindi tutte quelle informazioni che mi permettono di iniziare e di definire il mio progetto. Tutto questo si fa online e nei tempi che state vedendo. Ho anche altri campi che in questo momento tralasciamo, poi passo a gestire
i cosiddetti metadati, cioè tutte quelle informazioni che invece sono proprie del libro elettronico. I metadati sono diversi da quelli che ho definito per la parte di stampa e quindi li gestisco in questa maschera. Salvo le impostazioni, a questo punto ho aperto il mio progetto e sono pronto per iniziare a definire, a costruire l'indice e a definire la struttura del mio libro. Vedete che con dei semplici pulsanti io posso creare un elemento introduzione, posso creare un elemento capitolo, quindi vado a definire la struttura del mio libro. E quindi creare i cosiddetti nodi. Il menu che vado ad utilizzare nella parte sinistra sarà poi l'indice corrispondente del mio file pub, quindi del libro in formato elettronico. Una volta creata la struttura, vado a rinominare il nodo, quindi a stabilire la nomenclatura che poi apparirà effettivamente all'interno del libro, per poi passare all'importazione del contenuto. Qui sto rinominando i miei oggetti capitolo nel capitolo 1, capitolo 2, in tutte quelle che saranno le informazioni precise. Ecco, fermiamoci un attimo su questo punto. Il punto di partenza, come si diceva, è il nostro file di Word, per cui il file che l'autore ci ha passato e che quindi andiamo a importare all'interno del nodo che abbiamo appena creato. Abbiamo creato i nostri capitoli, per ogni capitolo lanciamo poi l'azione di importazione del file Word, che si fa attraverso questa maschera, prelevando il file Word direttamente dal PC che sto utilizzando in quel momento. Il sistema a questo punto avvia un primo processo che va, come avete visto, va a popolare la parte interna del mio editor di testo e quindi va a inserire tutto il contenuto che era presente nel file di Word. In questa operazione mantengo delle caratteristiche del file che sono quelle che riteniamo essere le più importanti, ovvero il corsivo, il grassetto, le note, gli elenchi puntati, gli elenchi numerati. Andiamo invece ad eliminare dal file di Word tutte quelle che sono le caratteristiche, diciamo, tipografiche di stile del file, perché poi sono direttamente associate nel sistema nella parte di configurazione del nostro progetto editoriale. Quindi, quando ho finito di caricare, vedete, il documento Word, passo a definire, a completare il campo titolo del libro e il campo sottotitolo del libro, scusatemi, del capitolo. E poi potrò già procedere a lanciare il motore di impaginazione. Motore di impaginazione che si divide in una parte PDF, che adesso vedrete, ed in una parte EPUB, quindi libro elettronico. Eccolo qui. Quindi con il tasto destro del mouse seleziono il capitolo che voglio impaginare e lancio un processo di impaginazione automatica. Il sistema mi risponderà direttamente online il formato PDF impaginato del libro, che è quello che state vedendo. Mi fermo un attimo. Quindi vedete che il capitolo che abbiamo importato, i contenuti di Word che abbiamo importato e che abbiamo creato in pochi secondi, fondamentalmente risulta già impaginato con gli stili che ho determinato in fase di configurazione del sistema. In qualsiasi momento posso procedere a creare l'intero EPUB del libro e quindi seleziono il titolo del libro e premo il tasto Crea EPUB. Vedete? In altrettanti pochi secondi il sistema mi risponde il formato EPUB, mi genera il formato EPUB del libro,
che posso andare subito a visualizzare con il device piuttosto che con Adobe Digital Edition. L'indice del libro che voi trovate, o TOC per chi è più tecnico, che troviamo sulla parte sinistra è esattamente corrispondente agli elementi di nodo che abbiamo creato nel momento in cui abbiamo aperto il nostro sistema. I tempi di realizzazione sono quelli che avete visto direttamente in questo video. A questo punto ho completato l'operazione, nel senso che in pochi minuti abbiamo inserito il contenuto e abbiamo generato sia un file PDF che un file EPUB. E qui mi fermerei per capire se avete domande. Questo automatismo temo che non funzioni. Se, ok, raccolgo due domande, ma sono molto affini. Il video mostrava solo testo, però il sistema gestisce anche immagini e tabelle. Giusto per essere un po' più credibile, mi collego e vi faccio vedere come si gestiscono le immagini e le tabelle. Quindi vado a questo punto direttamente online, accedo alla sezione timoni, quindi dove ho la gestione dei libri di un certo numero di titoli, prendo ad esempio questo titolo, e qui nella parte destra ho un menu che mi permette di gestire gli oggetti che sono immagini da questa parte e tabelle da questa parte, così rispondo a entrambe le domande. Carico l'oggetto immagine dal mio PC, quindi attraverso il tasto aggiungi seleziono l'immagine che sta sul mio PC e la carico sul sistema e gli do le caratteristiche di stampa da una parte, quindi le caratteristiche che dovrà avere questa immagine sul file PDF, quindi dimensioni, allineamento e spaziatura, e le caratteristiche che invece dovrà avere sul formato EPUB. Il formato EPUB ragiona in una modalità ovviamente diversa, perché vado a comprimere l'immagine ad un certo livello per cercare di avere la compatibilità sui diversi device, eccetera, eccetera, e vado a definire una percentuale di visualizzazione rispetto allo spazio utilizzato, spazio che, come sapete, nel formato elettronico non è definito. Poi vado ad aprire il nodo del capitolo all'interno del quale dovrò inserire quell'immagine. Mi posiziono nel punto in cui l'immagine andrà inserita, sto correndo troppo, e vado con questo semplice comando a inserire il riferimento dell'immagine all'interno del mio oggetto, all'interno del contenuto. Questa è soltanto un'anteprima, perché mi serve solo a chi sta creando il libro di avere un riferimento. La stessa cosa la faccio con la tabella, o meglio, l'inserimento di una tabella funziona nello stesso modo. Per la tabella esiste un editor, e quindi rispondo a parte della domanda, credo, che mi permette di creare e di gestire direttamente la mia tabella con i comandi tipici, diciamo, di Word o di Excel, ovviamente in una forma comunque sempre web e in formato HTML, per cui qui vado a gestire il contenuto della mia tabella. Anche in questo caso le regole di formattazione e le regole tipografiche sono quelle ereditate dal sistema. Una tabella fatta così, quindi non in formato immagine, è un altro elemento fluido che posso inserire all'interno del libro elettronico, quindi si adatterà direttamente al formato di visualizzazione.
Altre domande? Sì. Le immagini possono, sì, per... il testo può girare intorno alle immagini, può essere fatto una cosa del genere, oppure l'immagine occupa una riga come il testo? Allora, oggi l'immagine occupa una riga come il testo, per cui non abbiamo ancora inserito le modalità che permettono di avere il testo al contorno, cose che peraltro mi risulta siano state fatte vedere oggi pomeriggio. Non l'ho visto. Sì, vabbè. Un'altra cosa che le volevo chiedere è questo: è possibile inserire per esempio collegamenti ipertestuali anche esterni, oppure hyperlink all'interno del testo stesso, sì, quindi dei segnalibri? Quello che utilizziamo è, e che vedete qui, che avete intravisto prima, è un editor HTML, quindi fondamentalmente è un editor lo stesso che utilizziamo, mi permetto il paragone, quando mando una mail con Gmail, l'oggetto è simile, per cui qui posso inserire link e avete tutta una serie di comandi disponibili che dal controllo ortografico alla creazione stessa di link puntati numerati, nonché l'inserimento di note piuttosto che di link, che poi vengono richiamati nel formato elettronico. Un'ultima domanda. Prego. L'EPUB che viene prodotto, sì, in termini di validazione, sì, come si pone? Si pone con un sistema di validazione che è installato sul server e che valida il file prima di essere reso disponibile. Il file viene pubblicato in questo punto e qui posso andare a controllare la validazione del file, per cui tecnicamente c'è un EPUB checker che valida il file prima di pubblicarlo sulla piattaforma. Pubblicarlo intendo di farvelo vedere generato. Quindi se ci sono tag impuri, il sistema segnala l'errore. Questo è conforme chiaramente allo standard. Questo è conforme allo standard EPUB, sì. Una volta prodotto io posso fare un download, sì, delle EPUB? Una volta prodotto io faccio un download delle EPUB, premendo questo tasto, invece che fare il download lo apro, apri con, e lo vedo subito con, in questo caso sono sul PC con Digital Edition. E quindi altre domande? Due cose, la prima è no, direttamente la seconda, ma si paga questo sistema? Sì, questo sistema si paga e si paga in pay per use, come anticipavano le slide precedenti, significa che si paga a costo cartella editoriale impaginata fondamentalmente, con un costo differenziato tra quella che è la produzione del formato per la stampa e quella che è la produzione delle EPUB. Quindi pago a consumo l'utilizzo che faccio rispetto al file prodotto. Quindi noi apriamo degli account al portale, al sistema in cloud, voi lo utilizzate importando i vostri file di Word e settando le vostre collane. Quando il progetto è completo, contiamo quante cartelle editoriali è composto e moltiplichiamo per il valore cartella unitaria. Non ho sentito. Nelle foto che vengono inserite, sì, è possibile mettere la didascalia? Sì, c'è un campo nell'oggetto, c'è il campo didascalia, eccolo qui, che vado a compilare. Il campo didascalia è unico anche in questo caso, sia per il formato PDF che per il formato EPUB, e però viene impaginato secondo gli stili diversi tra una configurazione e l'altra. E anche le note è possibile inserire? Anche le note? Le note a piè pagina, sì. Faccio vedere anche questo. Questo è vuoto. Beh, qui
In realtà sono già inserite, probabilmente importate da Word, però se voglio mettere una nota alla parola aziendali, no, possiamo mettere solo i tag che gestisce il sistema. Vedo che qualcuno sorride. Comunque così ho creato la nota. Sono tag fondamentalmente proprietari. Buona parte sono quelli HTML, ma altri sono proprietari. Il tag nota, come ve l'ho fatto vedere, non esiste nel formato HTML. Però è un tag che viene utilizzato dai motori di impaginazione per richiamare gli stili del PDF da una parte, piuttosto che CSS parlando di pub dall'altra. Ma con l'EPUB come si comporta? Cioè, l'EPUB li riconosce? No, perché l'EPUB ha le sue, no? Le sue anche idiosincrasie, diciamo. Allora, a livello di formato stampa posso decidere, e vi faccio vedere anche dove a questo punto, all'interno delle mie configurazioni di collana, che sono queste, posso decidere la posizione delle note. Per cui posso andare a dire, sempre attraverso maschere web, vedete opzioni note, vado a dire dove posizionare le note a piè pagina, piuttosto che alla fine del capitolo, piuttosto che definire le regole di numerazione, se fare una numerazione per intero libro piuttosto che per parte, per capitolo, per sezione. Quindi la numerazione delle note è automatica ed è settabile sulla collana. Per collana intendo insieme di titoli che saranno collegati ad un'unica configurazione, per cui queste operazioni le faccio una volta. Se creo 50 titoli collegati alla stessa collana, tutti ereditano le stesse informazioni. Per quanto riguarda gli stili di nota, li abbiamo definiti in questo campo, per cui qui sono andato a dire in che formato voglio la nota, il font Garamond in dimensione 9, eccetera eccetera, e anche la posizione dei numeri di nota l'ho definita da questa parte. Per quanto riguarda le pub, ho la label e pub, dove sono andato a definire lo stile di nota secondo gli stili diversi, quindi con un font diverso perché il Garamond non sarebbe comunque supportato, e dove sono andato a definire le dimensioni della nota all'interno delle pub, l'interlinea, eccetera eccetera. La nota nelle pub è visualizzabile a fine capitolo, in fondo al capitolo. Apriamo pure quello che stavamo guardando prima, vediamo dov'è finito. Eccola qui, questa è la nota 19 del nostro libro e è a fine capitolo insieme a tutte le altre note. La formattazione più piccola l'ho definita nel settaggio precedente. Si può creare anche una pagina... si può creare anche una pagina specifica per le note, cioè fine del libro metto tutte quante le note, riporto. Sì, posso anche fare questo. Si crea una pagina specifica. Secondo questa opzione che vi ho fatto vedere prima, inserimento note come end, che poi è end note nel senso fine libro. Oh, ok. Quindi con questa opzione. Grazie. Posso anche decidere se abilitare l'andata in un'altra pagina delle note, se mi dà fastidio vedere un'abbondanza di note all'interno della pagina, per cui ho la gestione tra virgolette delle vedove e delle orfane anche nelle note. Per gli aspetti commerciali allo stand? Per gli aspetti commerciali allo stand c'è un listino che potete ritirare, per cui vi rendete subito conto di cosa significa. Non ci sono costi di attivazione, non ci sono canoni e si paga l'utilizzo del sistema. Qualche altra domanda?
ma una volta edito il libro possederà il numero identificativo del sistema bibliotecario nazionale? Sì. Quando creo un libro, mi ha chiesto l'ISBN, vero? Ah, ok. No, mi è venuto il dubbio che parlassi di DRM. E quando creo un libro, quindi prendiamo il nostro manuale utente, in questa parte vado a scrivere l'ISBN del formato digitale, perché se avete notato sono nella label, nella sezione pub, e l'ISBN del PDF nel caso il libro sia distribuito in formato digitale PDF, e l'ISBN cartaceo. Queste informazioni vengono poi passate alle piattaforme di distribuzione. Per esempio, il campo descrizione che trovate qui popolerà il campo descrizione all'interno del negozio virtuale. Quindi su Biblet troverete il campo descrizione che è presente, che voi avete inserito su questo sistema. C'è una versione demo? Ma passando allo stand e lasciando i vostri dati, vi abilitiamo un account che può lavorare su delle configurazioni predefinite da noi, quindi su dei layout grafici di impaginazione, su dei formati di libro selezionabili, ad oggi sono comunque 4, che vi permettono di fare delle prove, di caricare i vostri file, di capire come funziona. Potete passare anche adesso, ci siamo. Grazie.